Netta vittoria dell'Accademia Borgomanero che con questo 5-1 nei confronti del Verbania mette un piede nella zona playoff. Partita che si sblocca già all'11esimo, perentoria discesa di Concheda che taglia dalla destra. Ottimo pallone per Poletti che tutto solo calcia botta sicura. Agosti si supera ma non blocca. Sul pallone ci si avventa lo stesso Concheda che insacca. Accademia padrona del campo e arriva al raddoppio già al 17esimo. Tiro dal vertice sinistro dell'area di rigore di Cosentino. Agosti tocca ma la palla si insacca all'angolino. Al 28esimo altra ghiotta occasione per l'Accademia. Bella palla filtrante di Cosentino per Concheda che tutto solo si lascia ipnotizzare da Agosti e gli tira sul corpo. Al 33esimo il gol che chiude di fatto la partita. Incursione per via centrale di Poletti, palla per Concheda che salta l'uomo e gli restituisce palla. Tiro non irresistibile dal limite che sorprende Agosti e palla che si insacca. L'ultima occasione di frazione arriva al 40esimo. Bellissima azione di Poletti che taglia fuori tutta la difesa. Conclusione debole, facile preda di Agosti. La ripresa si apre con il calcio di rigore per il Verbania al 10esimo. Mischi in aria, Torracco viene affossato, l'arbitro assegna il penalty, si incarica della battuta lo stesso Torracco, palla da una parte e portiere dall'altra. Giusto il tempo di esultare e l'Accademia porta a 4 le sue marcature. Al 12esimo azione sulla sinistra di Fornara, palla in mezzo, si inserisce Gessa che da due passi insacca. Al 18esimo l'ultima occasione per il Verbania, belle azioni della Piazza che in area di rigore trova un potente diagonale a mezza altezza. Ottima risposta della Mazzotti che sventa. L'Accademia colpisce un palo al 30esimo ancora con Concheda che in azione solitaria salta tutto e poi prova il tiro piazzato che si stampa sul palo. La partita si chiude al 38esimo con il quinto gol dell'Accademia. Bella discesa sulla destra del neo entrato Francoli, cross meraviglioso teso sul secondo palo per l'altro neo entrato Tube che di testa in tuffo in sacca. 5-1 per l'Accademia Borgomanero che complice anche i risultati agli altri campi arriva in piena zona playoff.